Diana F+, una delle macchinette più in voga di casa Lomography. È infatti carinissima, super colorata e soprattutto ci sono tantissime versioni. È una macchina super leggera e super semplice. Tempi di scatto 1 centesimo oppure modalità bulb, una rotellina per il fuoco. Poi abbiamo 3 diverse aperture di diaframma: pinhole, F16, F11 ed F8. Capite che con dei diaframmi così piccoli è praticamente impossibile creare un bokeh dietro al soggetto e soprattutto è quasi impossibile scattare all'interno e quindi dovrete sempre scattare all'esterno con una luce molto forte, a meno che non vogliate usare il flash. La Diana F+ fa parte di Lomography, quindi sposa questa filosofia della lomografia, cioè non pensate, scattate. Il problema è che col medio formato, secondo me, questo approccio alla fotografia non è proprio il massimo, perché col medio formato abbiamo solamente dai 12 ai 16 scatti e avendo così pochi scatti, tra virgolette, a me non va di buttarli così senza pensare, quindi forse la lomografia non è proprio adatta al medio formato, ma per fortuna di Diana ce ne sono di tutti i formati, dal 110 fino appunto al 120.